All'interno del Blue Sea Land qui a Mazara del Vallo stiamo per assistere al workshop al seminario vescovile riguardo alla diversità di genere che favorisce l'innovazione, Green e Blue Economy, il ruolo delle donne. Accanto a me il signor Henry Donato di Giacomo, che parlerà appunto oggi riguardo, per quanto riguarda la Camera di Commercio Italo-Maltese, del ruolo delle donne e di come viene vissuta anche a Malta tutta questa situazione dell'imprenditoria femminile. E cosa tratterà oggi il suo intervento nello specifico? Nello specifico faremo un'introduzione sulle relazioni tra l'Italia e Malta, e in particolare tra la Sicilia e Malta, che da sempre hanno delle relazioni molto forti, molto stabili. Infatti sono partiti adesso i nuovi quadri di progettazione europea tra l'Italia e Malta, Sicilia, Malta, che sono fonti Interreg, ci sono 50 milioni di euro a disposizione. In questo primo bando sono circa 15 milioni di euro per tutti gli incentivi alla promozione degli scambi imprenditoriali e culturali tra Malta e la Sicilia. In questo momento Malta è un'economia molto frizzante, un'economia che è in forte crescita, si parla di un tasso di crescita di circa il 4,5%, con un tasso di disoccupazione intorno al 4%. Ci sono circa 27.000 stranieri operanti a Malta, di cui 7.000 sono italiani e di cui la maggioranza sono di origine siciliana. La parte di incentivazione di sviluppo legata all'economia di Malta e all'imprenditoria femminile in questo caso, diciamo che tendenzialmente a Malta non c'è un sistema reale di incentivazione dell'imprenditoria femminile, perché c'è una parità di genere, nel senso c'è un'incentivazione a tutti quelli che fanno imprenditoria sana, a quelli che fanno start-up, che siano donne o che siano uomini, in questo caso non fa, è indifferente. C'è ancora un sistema di incentivi che andrà avanti per altri 3 anni che riguarda un sistema di tax credit, quindi tutte quelle aziende di start-up di cui le donne sono una quota maggioritaria hanno un tax credit del 35% del pagamento delle tasse, che quindi non è poco non pagare le tasse per 3 anni. Se poi l'attività societaria va avanti per altri 2 anni si hanno addirittura 5 anni di incentivazione fiscale. Malta chiaramente da questo punto di vista offre sia agli italiani che vanno a fare investimenti a Malta, in questo caso siciliani, che sono più vicini, quindi sono facilitati da una vicinanza geografica, tutta una serie di incentivi sia fiscali sia burocratici per investimenti imprenditoriali. Quindi è molto importante utilizzare questo canale per sfruttare le risorse e le capacità siciliane e avvicinarsi al mercato maltese. Beh, sicuramente un modello da seguire è quello di Malta. E il modello è da seguire anche per le istituzioni italiane, nel senso che dal punto di vista burocratico è un sistema molto snello, dove il governo maltese cerca di incentivare l'imprenditoria, cerca di incentivare gli investimenti, e da questo punto di vista noi come Camera di Commercio di Italo Maltese, grazie anche all'assistenza e all'aiuto e al supporto del governo italiano, cerchiamo di supportare al meglio gli imprenditori italiani che vogliono fare imprenditoria. Da questo punto di vista, essendo noi un ente privato, cerchiamo tramite i nostri soci che sono imprenditori maltesi e italiani a Malta di sostenere ulteriori imprenditorie a Malta. Soprattutto diciamo che il pagare il 35% di tasse, anche se si sa che la gente, gli italiani arrivano a Malta pensando che si paga solo il 5% di tasse, questo è un altro mito da sfatare, questo permette di fare realmente impresa. Quindi è un sistema che incentiva a fare impresa, non c'è una burocrazia soffocante, ma c'è una burocrazia che aiuta l'imprenditore a fare imprenditoria. Ed è importante. Accanto a me il signor Sammaritano, che è il referente dell'area politico-istituzionale del COPPEM. Parliamo del COPPEM, che cos'è e a cosa si riferisce? Allora, il COPPEM è un organismo internazionale in rappresentanza dei poteri locali e regionali dell'area Euromed. È nato a Gaza quasi un ventennio fa e i suoi intenti sono quelli di rappresentare il partenariato euro-mediterraneo e quindi promuovere la cooperazione fra poteri locali e regionali nell'area euro-mediterranea. E oggi siamo qui proprio per l'intento e per lo spirito che condividiamo in Blue Sea Land, proprio di realizzare, di far ancora più maturare e intensificare quei circuiti di carattere commerciale, economico e anche sociale e culturale che oggi sono alla base della nuova geopolitica nell'area euro-mediterranea. Sotto questo punto di vista, a proposito del convegno di oggi, qual è il ruolo della donna a livello commerciale nel Mediterraneo? Allora, il ruolo della donna in questo momento è fondamentale. Noi stiamo assistendo a un travaglio nell'area euro-mediterranea che nasce con la primavera araba in Tunisia
e che vede la riscrittura non solo delle nuove costituzioni nei paesi arabi, ma vede un riconoscimento del ruolo della donna nelle nuove politiche di sviluppo nei paesi arabi. Proprio per questo è nostro intento, anzi è nostro dovere, che organismi come il COPEM aiutino le donne del Maghreb e del Medio Oriente a facilitare, a promuovere le realizzazioni dei loro sogni, che possono tradursi solo attraverso delle esperienze non solo di carattere commerciale ed economico, ma anche di carattere sociale e culturale con il resto dell'Europa. Accanto a me Marcello Gentile, per l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Il ruolo della donna nelle imprese italiane qual è? Allora, il ruolo della donna è un ruolo fondamentale, perché io che ho una moglie che è una professionista, un'imprenditrice, lo posso dire a maggior ragione, la donna rispetto all'uomo approfondisce. Molto spesso noi uomini siamo superficiali, loro hanno la grande capacità di andare dentro le cose, di non fermarsi sul primo livello, di riuscire con il loro impegno e la loro dedizione a dedicare quell'amore, quella passione che spesso noi uomini che siamo più superficiali non riusciamo a dedicare. Quindi anche questo, appunto, dalla casa all'impresa, a tutto, il ruolo della donna è proprio questo, è proprio la capacità di approfondire e di dare quel valore aggiunto che, ahimè, noi uomini spesso non riusciamo a dare. Eppure la donna nel mondo del lavoro è sempre penalizzata anche adesso rispetto ai colleghi uomini di uguale livello. Come mai, come poter combattere questa situazione? Questo è un problema culturale fondamentalmente che bisogna cercare di affrontare, si cerca di affrontare. Si sono oggettivamente fatti dei passi avanti negli anni, però c'è ancora tanto lavoro da fare e bisogna soprattutto stare attenti a non tornare indietro. La perdita di diritti che si è avuta negli ultimi anni ha provocato anche soprattutto una perdita di diritti per le donne che con meno diritti vengono più facilmente penalizzate, proprio perché a loro spetta comunque una parte di un compito all'interno di quella che è una famiglia, che è sicuramente più gravoso. Quindi bisogna cercare proprio culturalmente di far passare il concetto che donna e uomo è uguale, e soprattutto bisogna garantire più diritti, prima di tutto alle donne. Accanto a me Maria Cristina Stimolo, dirigente generale del Dipartimento degli Affari Extraregionali della Regione Siciliana. E le donne, qual è il ruolo delle donne in questa Sicilia nel mondo del lavoro siciliano? Ma guardi, dobbiamo fare una distinzione secondo me, perché nella pubblica amministrazione negli ultimi tempi il ruolo della donna è veramente, non dico preponderante, però sicuramente rispetto al passato siamo molte di più le donne, per esempio dirigenti generali. Lei è un ottimo esempio. Direi, non sono l'unica dirigente generale, ci sono anche delle mie colleghe che sono anche molto brave e che prima, fino a qualche anno fa, non era esattamente così. Possiamo dire, non so se siamo in maggioranza, ma quasi la metà siamo donne. Nel mondo del privato forse un po' meno, però vedo sempre di più, soprattutto nelle imprese, ma soprattutto nell'impresa agricola, vedo molte donne che si approcciano, molto più rispetto che in passato. Quindi a poco credo che cominciamo anche noi ad avere un nostro ruolo importante, sia nel pubblico che nel privato, anche se con tante difficoltà, perché purtroppo devo dire che ancora il maschilismo esiste, che le donne, quello che gli uomini fanno, cioè gli uomini danno uno per fare carriera, le donne dobbiamo fare 10, ecco. In effetti è appurato che in Italia in generale le donne guadagnano meno rispetto a un collega di pari livello uomo. Come mai e perché? Allora, non è il nostro caso, per fortuna nella pubblica amministrazione siamo tutti uguali, però è chiaro che nel privato è così, perché la donna, per esempio, che fa i figli diventa un problema per un imprenditore, e quindi da lì tutti gli escamotage per fare in modo che queste donne a un certo punto addirittura firmino in anticipo le lettere di dimissioni. È lì che dobbiamo veramente intervenire
intervenire in maniera forte, ma questo bisogna anche la legislatura, cioè la legge, bisogna essere molto più severi nei confronti di chi fa questo e di chi lo fa nei confronti delle donne soprattutto. E da lì anche tutte le violenze poi che ne conseguono, che di cui tutti siamo a conoscenza. Ecco. Bisogna che l'uomo cominci ad avere una cultura diversa, ma cominciando dai nostri uomini, cominciando da fratelli, compagni, dalle persone che a noi sono più vicine, che sembrano così emancipate, ma poi di fatto non lo sono così tanto. Ecco.